Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti voi da Manuel. Questo è il bar del calcio. Buon giovedì, buon inizio di giornata, buon pranzo, perché questo è il primo video di questo giovedì. Già mi sono persa la giornata di 16 di maggio. Oggi tra l'altro è anche il compleanno di un mio carissimo amico Damiano, che saluto, al quale faccio gli auguri, di mio fratello Fabio, al quale faccio ovviamente i miei più sentiti auguri. Fatta sta premessa, intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Vi ricordo inoltre che siamo partiti con la nostra raccolta, che ho voluto ribattezzare Meta noi e meta voi, per andare ad Auronzo di Cadore. Trovate in descrizione, anche in questo caso, in questo video e in tutti i video pubblicati sul Bar del Calcio, tutte le informazioni necessarie per partecipare qualora lo vogliate fare. Ciao! Vi ricordo ragazzi che in descrizione a questo video, come di consueto, trovate tutte quelle che sono le informazioni del Bar del Calcio. Vi anticipo che sto lavorando insieme al mio amico Luciano a delle ulteriori migliorie da parte del sul canale, sul sito. Insomma, sarà un'estate di lavoro, ma in realtà ci stiamo lavorando già da adesso, ragazzi. In realtà voi nella descrizione del canale, se siete persone attente, già trovate qualche segno di cambiamento. Vediamo un po' se ci arrivate da soli. Comunque, fatta questa premessa, non è impossibile non parlare di quanto è accaduto ieri. Anche ieri siamo stati un buon numero, considerando che la partita, la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, era trasmessa in chiaro e quindi assolutamente ci stava una bassa presenza d'ascoltatori. Quindi ci tengo a ringraziare quei 50 scarsi che hanno voluto partecipare e vedere la partita, anche molti tifosi dell'Atalanta che saluto, tramite il nostro canale. Anche questo è un segnale di grande fedeltà, perché spesso è un segno di fedeltà anche mandare in play, vedere una diretta di un video che magari non ci interessa, fare altro, perché c'è sempre il discorso della visualizzazione media ai video. Se ben vi ricordate, vi feci un ragionamento del genere. Ragazzi, poi c'è questa novità che nell'intervallo, spesso quando sono con voi a vedere le partite e a leggere i vostri commenti, intervengo io per dire la mia, per scambiare opinioni con voi. Spero vi piaccia anche questa novità che entra in ballo da qualche partita, non sono due o tre volte che lo faccio. Coppa Italia, primo trofeo stagionale assegnato, lo vince la Juventus in quella finale giocata ieri sera in uno stadio olimpico davvero stracolmo. Potevamo esserci noi ieri sera, il pensiero è inutile dire che ci è andato il pensiero a noi tifosi della Lazio, perché ripensando al ritorno di Lazio-Juve semifinale di Coppa Italia giocata un mese fa, amici miei, il grosso era fatto, l'avevamo recuperato il doppio svantaggio di Torino, ma ahimè poi è arrivato il gol nel finale di Milik che ci ha purgato e ha dato loro la finale. In merito alla partita di ieri, due aspetti: uno mio emotivo, mettendo da parte le antipatie che ci stanno tra Atalanta e Lazio. Raga, a me mi dispiace per Atalanta, perché ancora una volta toppa una finale, terza finale persa, non c'è niente da fare, una con la Lazio, un'altra precedente ancora con la Juve. Raga, l'Atalanta non riesce ad alzare un trofeo e mi dispiace tantissimo, e spero vivamente, tiferò profondamente per lei, spero che vinca l'Europa League, anche se col Bayer Leverkusen, ragazzi, serve un'impresa. Però onestamente mi dispiace, perché sta squadra fa un grandissimo percorso per poi arrivare al dunque e perdersi. Una partita dai due volti, quella di ieri, dove nel primo tempo abbiamo visto una Juve che l'ha davvero giocata con grandissima personalità, ha irrobustito, si è impossessata, credo sia questa la parola giusta, si è impossessata del centrocampo ed è andata quindi a chiudere
proprio i rifornimenti alla costruzione del gioco bergamasco nella mediana, sia sugli esterni che a centrocampo. E la partita per me l'ha vinta lì. L'ha vinta grazie a un ottimo Vlahovic che segna il gol nel primo tempo, un gran bel gol attaccando lo spazio e non, resistendo al contrasto con gli avversari a piazzarla sul palo alla sinistra del portiere, portando in vantaggio la Juventus. Un gol annullato, ragazzi, per un pelino, per un gomito fuorigioco di Vlahovic allo stesso giocatore nel secondo tempo. Io continuo a rimanere un attimino interdetto, perché sono onesto, le mie simpatie per la partita di ieri andavano, vertevano dalla parte dell'Atalanta, ma vi devo dire la verità, manca un rigore clamoroso alla Juve, ragazzi miei, manca un rigore clamoroso alla Juventus. Io dico, com'è possibile che la VAR non abbia dato, non abbia detto a Maresca di venire a vedere il contatto ginocchio-ginocchio, rigore nettissimo per la Juve nel secondo tempo? Se non l'avessero dato a me, ve giuro, avrei fatto un macello. E sta cosa mi fa riflettere, su quale base non è stato concesso quel calcio di rigore? Una cosa me la fa pensare, una valutazione mia, e in questo chiamo in ballo Remo La Barca e l'altro mio amico arbitro. Andando a rivedere l'azione, c'è prima un contatto spalla a spalla prima dell'impatto sul ginocchio. Non vorrei che sia andata a dare la priorità all'impatto spalla a spalla, che non è stato ritenuto da rigore, e su quello sono d'accordo, sul contrasto fisico, e solo dopo magari subentra, è una mia ipotesi da ignorante, subentra il contatto ginocchio-ginocchio, che viene ritenuto vano proprio perché c'è stata all'inizio la spinta giusta, in regola, a norma, che ha sbilanciato Vlahovic. Nel complesso, ribadisco, da ignorante della situazione, ragazzi miei, questo è un rigore, per quanto mi riguarda è un rigore che pesa tanto, e vorrei che, mi auguro che Rocchi dia una spiegazione sul motivo perché non è stato concesso questo rigore. Mi permetto di assolutamente di bocciare, si vedeva che ieri Allegri era su di giri, un Allegri che all'inizio era molto compassato, molto tranquillo, però poi nel secondo tempo è uscita fuori tutta la sua veemenza, un Allegri che secondo me ieri ha sputato fuori tutta la rabbia dopo mesi e mesi in cui si è parlato, pure Allegri, ragazzi, c'ha le spalle belle grosse, in cui, ragazzi, si è parlato del suo successore, un Allegri messo alla porta, insomma, la Juve lo difendeva nella persona di Giuntoli, ma in realtà lo stava mettendo alla porta. Ecco, e ieri, secondo me, è venuta fuori tutta quella veemenza, quella rabbia di Allegri, che si è avvelenato, si è scagliato ferocemente contro l'arbitro Maresca, che non poteva far altro che buttarlo fuori, contro il quarto uomo ancor prima, addirittura in maniera plateale e chiara, i microfoni di Mediaset lo hanno fatto sentire, rivolgendosi alla tribuna e dicendo: dove è Rocchi? Dove è Rocchi? Il responsabile, appunto, dell'AIA, degli arbitri italiani. Un Allegri che poi, dopo l'espulsione a fine partita, è ritornato in campo per la premiazione, e mica è finita lì, perché ha proprio mandato via, ha tenuto a distanza in maniera altrettanto plateale proprio Giuntoli, in segno di una rottura clamorosa. Ha dato il 5 a tutti i suoi giocatori, poi c'è stato Rabiot che ha cercato di andare a prenderlo e a calmarlo, ma era assolutamente su di giri e fuori di giri Allegri. Ora, a parte che per quello che ha fatto, secondo me Allegri arriverà una bella squalifica di quelle pesanti, per come la penso io. Però, ragazzi, l'unica giustificazione che do a un comportamento così esasperato, esagerato e teatrale è che Allegri ieri ha spottato e ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Una Juventus che viene da 3 anni non positivi, l'anno scorso è stato proprio un anno disastroso con la famosa penalizzazione che l'ha tenuta fuori da tutto, una Juventus che è ripartita, che ha fatto quello che poteva fare, ragazzi, la Juve ha fatto quello che poteva fare, fino a 3 mesi fa ha provato a stare sulla scia della Super Inter, ha capito che non ce la poteva fare,
si è concentrata sull'unico obiettivo realmente raggiungibile, la Coppa Italia, e poi ha messo in cassaforte, perché è nella sua natura, una qualificazione in Champions League. Forse col senno di poi, l'Allegri tanto criticato, tanto bistrattato dall'ambiente calcio, non solo da quello della Juve, ha ottenuto il massimo da questa stagione, la sua ultima con la Juventus. Per quanto riguarda l'Atalanta, ragazzi, io mi proietto oltre. Io capisco il dispiacere dei bergamaschi, dei tifosi atalantini. Rimane l'Europa League, rimane la qualificazione in Champions, in campionato da guadagnarsi. Io mi auguro ovviamente che l'Atalanta faccia l'impresa e vada a vincere l'Europa League contro il Bayer Leverkusen, perché altrimenti, ragazzi, un'altra stagione da protagonista, senza però raccogliere nulla in mano. Vi saluto, mettete un bel mi piace a questo video, ditemi la vostra opinione. Ciao a tutti. Ciao.